Tutto tace sull'iter di riconoscimento UNESCO per le tavole Gubine di Gubbio, le sette lastre di bronzo scolpite tra il III e il I secolo a.C., che rappresentano il più importante documento religioso dell'età classica che ci è pervenuto intatto. L'invito alla loro valorizzazione come patrimonio dell'umanità era stato lanciato negli scorsi mesi dalle scrittrici Patrizia Zappamolas e Anna Buoninsegni Sartori, che insieme ad una folta rete di intellettuali ed esponenti del mondo della cultura avevano sottoscritto una petizione inviata poi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al compianto Presidente del Consiglio europeo David Sassoli e al Ministro della Cultura Franceschini. Le scrittrici sottolineavano come le tavole rappresentassero una testimonianza stupefacente e impareggiabili, nei cui segni bruni si celano le radici non di Gubbio, non dell'Umbria e non dell'Italia, ma dell'Europa intera. Oggi torna ad accendere i riflettori sul percorso di riconoscimento UNESCO la Lega, con la senatrice Valeria Alessandrini, vice segretaria Lega Umbra e membro della Commissione Cultura al Senato, insieme ai consiglieri comunali di Gubbio Michele Carini e Sabrina Venturi, annunciando di aver depositato una mozione sul tema. Le tavole ugubine rappresentano un repertorio linguistico unico al mondo, un patrimonio inestimabile da tutelare e valorizzare. Al sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, chiedono dunque di seguire passo dopo passo l'iter di riconoscimento UNESCO avviato dalla petizione promossa dal mondo della cultura. È fondamentale per l'interesse della comunità ugubine e per la promozione del patrimonio culturale cittadino, spiegano i leghisti, raccogliere ufficialmente a livello istituzionale l'appello promosso da Patrizia Zappamolas e Anna Buoninsegni, che da tempo stanno sviluppando iniziative a tutela dell'importante reperto. Tale procedimento non andrà a compromettere altri percorsi intrapresi, ma potrà affiancarsi alle iniziative già avviate nell'ottica della valorizzazione del territorio gubino.